Mi sembra molto confuso. È lo specchio dell'Italia di oggi, campanilista, divisa in regioni, in province, in città e anche in quartieri. E è un'Italia che mette in mostra le sue debolezze, le sue piccolezze, che non riesce a unirsi per fare qualcosa di grande e a mettere insieme le forze per provare a far vedere che veramente si può competere e essere all'altezza della situazione internazionale. Diciamo che sono molto contento di essere qua, ma non vedo l'ora che finisca. Non vedo l'ora che entri nella storia e che venga ricordata tra anni la mia partecipazione qua, ma che non venga ricordato il contesto di come era allestito. Io purtroppo ho avuto la chiamata solamente 10 giorni prima dell'inaugurazione, quindi non ho portato un lavoro fatto apposta, ma vabbè, un lavoro di cui sono contento, ma era pensato per un'altra collocazione. Ah, io non è che ho realizzato apposta questo per la Biennale, però è uno degli ultimi quadri che ho pensato per un ciclo che per me era importante, che si intitolano Figure smarrite. Secondo me qui Vittorio ha fatto più un'operazione concettuale che altro. Io la vivo più in questo modo, cioè l'ho voluto proprio concettualmente ribaltare quelli che erano dei canoni e dei criteri di tutto quello che è stato precedentemente. Siamo qui di fronte a un'opera di Giuseppe Veneziano, abbiamo qui la possibilità di avere uno dei critici più importanti del panorama italiano, Ivan Quaroni. Vogliamo sapere cosa ne pensa di quest'opera. Allora, e come sempre Veneziano tratta i temi che sono fondamentali per un po' tutti quanti, e sono principalmente tre, cioè sesso, politica, religione. L'opera della Biennale rientra in uno di questi tre temi e, come spesso fa, lui pone una domanda al pubblico e il pubblico reagisce con delle interpretazioni, e ogni volta le interpretazioni si dividono e si crea uno scontro. Quindi in verità Veneziano è più che un pittore, un artista comportamentale. Quello che mi sembra appaia da una prima visione del Padiglione Italia è quello che già forse anticipava Jean Clair quando parlava di disiecta membra, cioè una visione frammentata delle membra sparse di un panorama che è difficile ridurre a poche tendenze dominanti. Quindi quello che ha fatto Vittorio Sgarbi, se vogliamo anche provocatoriamente, è raccogliere questi frammenti sparsi e di nuovo illustrare questa biodiversità dello scenario italiano. Ci sono cose che personalmente apprezzo, altre che non apprezzo, ma questo rientra nell'ordine del gusto personale. Quello che è interessante è invece che, accanto alle presenze già note di artisti affermati, ci sono degli emergenti che dimostrano come lo scenario vada mutandosi e che quindi come anche debba cambiare il nostro approccio in una situazione in cui è mutato completamente il clima culturale. Quindi la necessità, intanto il ritorno a una figurazione decisa e anche senza vergogna una riaffermazione della pittura, ci indicano che ci stiamo distanziando dalla necessità che l'arte debba essere un'arte concettuale, e con concettuale non intendo in senso deteriore, ma un'arte che rimanda a qualche cosa che è altro da sé, ma che spesso non è riconoscibile nel manufatto. Quello che invece la pittura e l'arte contemporanea, soprattutto degli emergenti, mi sembra avere è una coincidenza tra il rimando ad altro e il manufatto, tale per cui io che osservo posso non sentirmi a disagio o non aver bisogno del cosiddetto libretto di istruzioni per interpretare l'opera. Seguivo i Padiglioni Italia internazionali sin da bambino, quando ho iniziato a dipingere venivo appositamente dalla Sicilia e guardavo i grandi maestri di allora, e oggi ci sono anch'io con questa mia opera che si chiama Il canto delle crisalidi. Sono in coppia con Giorgio Presburger, è l'ultimo lavoro di una serie di sculture che ho fatto in questi anni in ceramica dipinta a mano. Quest'opera contiene 1200 farfalle dipinte a mano da me in 4 mesi di lavoro. Vuol dire
Virgulto giovane insorgeva, insorgebat, contro l'opulentum senatum. Non sono un latinista, mi ha aiutato addirittura un padre, un parroco domenicano nella corretta traduzione, partendo dalla decisione di quest'opera, un'opera un po', un'opera condottiera. Io mi reputo un condottiero che con i ferri rompe con fierezza il marmo, ma cerca di rompere anche qualcos'altro. Questo piccolo ritratto di Piero, allora io ho fatto in modo di farlo pervenire, lo abbiamo fatto analizzare, studiare, e più l'ha restaurato e poi l'abbiamo portato qui. Tutto questo in 25 giorni circa, ma la cosa più affascinante è che in sostanza, cioè, è nato come un gioco, perché Piero della Francesca invita Franco Fedeli, l'artista Franco Fedeli di Arezzo, amico di Piero. Paolo Consorti ha pensato di raffigurarmi nelle vesti di San Francesco, come si vede alle mie spalle. Però il santo, così come altri santi, quando vedono quello che sta accadendo, insomma, si scandalizzano. Non voglio dire si incazzano, come ha detto questo, perché un santo non può incazzarsi. Pentiti! 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 Pentiti. E io perdono tutti, anche te perdono. Oh. San Francesco perdona tutti. E quindi scendono, vedono quello che sta accadendo, restano in una prima fase, restano un po' turbati, poi si fanno forza e vanno in giro invece a far pentire tutti, anche quelli che sembrerebbe impossibile da recuperare, e invece si può fare. Ciao a tutti, pentitevi. 150 anni dell'Unità d'Italia, io ho pensato invece di riprendere i santi, la nostra tradizione cristiana, e dire che la nostra unione proviene da molto più lontano, è millenaria, è cristiana, non è una cosa geografica.